Sì, è un argomento molto interessante e molto attuale, perché i ragazzi giovani soprattutto, che oggi utilizzano il web in maniera preponderante, non si rendono conto degli effetti che un utilizzo magari scorretto della rete possa comportare loro. Proprio a questo è uno dei bisogni ai quali ha voluto rispondere il CORE, come la Regione e il Consiglio regionale, con l'istituzione dello sportello Help Web Reputation, che, lo ripetiamo, vuole essere un supporto ai ragazzi che nel momento in cui hanno un problema con la loro reputazione web si rivolgono a noi, e noi da soggetti esperti li indirizziamo verso l'ente competente, perché come voi tutti ben sapete nel web si possono commettere o essere anche soggetti passivi di reati, e i reati non siamo noi competenti a gestirli, ma è competente la polizia postale e la procura. Noi siamo competenti nel caso in cui non vi sia la commissione di un reato, in quel caso noi agiremo e supporteremo e accompagneremo il soggetto che a noi si rivolge nell'eventuale rimozione di quello che è l'elemento che va a ledere la loro reputazione nel web. Sì, è un protocollo importante che viene rinnovato proprio perché abbiamo intercettato un bisogno da parte dei nostri studenti, da parte delle nostre famiglie, e quindi sappiamo che dobbiamo dare delle risposte a questi bisogni. Mettere insieme l'istituzione del CORE con l'Università di Padova e l'Ufficio Scolastico Regionale significa mettere assieme degli attori importanti, ma soprattutto delle competenze che possono essere messe al servizio delle scuole, ma soprattutto degli studenti, portando anche, pensiamo, il valore aggiunto del CORE anche delle esemplificazioni concrete, perché l'esempio concreto di un'eventuale criticità o difficoltà nata sul web può essere poi, come dire, da stimolo per la riflessione e per chiaramente il successivo processo educativo che si andrà ad avviare nelle scuole. Il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche sull'Internazionale dell'Università di Padova è entrato molto volentieri in questo progetto, avvertendone intuitivamente l'importanza e poi verificando il fabbisogno in questo senso attraverso una prima ricerca preliminare che poi ha portato a delle azioni appunto concrete sul territorio, e queste ricerche hanno dimostrato la necessità di intervenire per favorire la consapevolezza dei rischi reputazionali sul web, ma ha anche fatto emergere la necessità di intervenire a 360 gradi sulle competenze digitali dei giovani, che significa competenze trasversali, nel senso anche della capacità di leggere i contenuti dei social media, di comprendere le dinamiche di fondo delle strategie comunicative e di non lasciarsi quindi irretire da queste strategie stesse. Per cui quello che si è aperto dall'indagine preliminare e dalla continua collaborazione con i soggetti in campo è stata la necessità di continuare lungo un percorso che deve essere molto articolato, che deve rivolgersi primariamente ai giovani e quindi deve avere come punto di riferimento il contesto scolastico e il territorio per tutelare i giovani, ma deve avere come punto di riferimento più ampio anche la società civile nelle sue varie articolazioni, perché non soltanto il giovane deve essere sensibilizzato, anche la società civile più ampiamente deve esserlo rispetto alla necessità di promuovere competenze ampie.